Amici di Motori, a Trecento Santa Grande è una serata particolare. Siamo nella casa degli Alpini, siamo a Marcheno perché Andrea Vesco e Andrea Guerini hanno voluto festeggiare una stagione che è mancata la ciliegina finale, perché loro non lo dicono, però io sono venuto a sapere che sono anche campioni del mondo, ma di questo ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Allora, Andrea Vesco e Andrea Guerini, avete radunato gli amici, perché qui stasera fondamentalmente sono solo amici. Ma sì, abbiamo, era un po' di tempo che pensavamo di fare una festa con un po' di amici, di parenti, di coloro che ci seguono poi durante le corse. Poi nel frattempo abbiamo sentito anche di amici a cui avrebbe fatto piacere assaggiare il famoso spiedo bresciano, quindi la festa si è allargata, ma questo ci rende insomma pieni di soddisfazione per l'anno straordinario che è stato e per vedere qua comunque amici e anche rivali in gara che poi vengono qui a festeggiare assieme a noi. Il bello anche del mondo delle auto storiche con Andrea Guerini e come ha detto Andrea Vesco, che si spengono i cronometri, però rimane l'amicizia e viene costruita in tutti gli appuntamenti indipendentemente dalle vittorie o dalle sconfitte delle gare. Bravo Attilio, infatti già la tua presenza qua, che è al nostro tavolo, che è una presenza da amico oltre che da, diciamo, da intervistatore, diciamo così, da telecronista, ti posso dire che è un po' di tempo che Andrea pensavamo fare una festa così, mancava quel passettino in più, diciamo, per essere completi, e dalla mille miglia è arrivata quest'anno. Sono contento perché con Andrea siamo riusciti ad aggregare tutti questi amici, soprattutto come dicevi tu prima, innanzitutto va bene le vittorie, va bene le soddisfazioni, però i valori che contano sono sempre questi. Parlavo prima con Giuliano e mi ha fatto enorme piacere aver qua Giuliano, signore, il maestro della regolarità, che con Lucia, cioè 10.000 miglia, ci dobbiamo impegnare un pochettino io e Andrea, ecco. Però averli qua al nostro tavolo è una soddisfazione immensa, soprattutto perché abbiamo coinvolto anche dei miei amici nella vita quotidiana, che sono gli Alpini di Marcheno e altri miei amici pensionati che vengono a trovarmi la mattina in negozio e a cui è fatto molto piacere essere qui. E questi qua sono i valori effettivi, i valori veri che bisogna avere, questi sono i significati della vita. Ecco. Oggi è una giornata particolarissima. Tutti avrete ascoltato, ricevuto la notizia di Renzi, no? Di Rosberg, che dopo aver vinto il mondiale oggi ha abbandonato le gare, soprattutto perché si è reso conto di aver raggiunto e superato il papà, e questa sera annunciamo che Andrea, dopo aver raggiunto il mondiale, ha chiuso. Giuliano Canè, un amico, il maestro della regolarità. Questa sera che cosa può rappresentare per te? Innanzitutto devo dire che sia a me che a Andrea ha fatto un enorme piacere, perché avere qua il maestro, ma soprattutto l'amico Giuliano, è una gran soddisfazione averlo qui ai nostri tavoli. Cosa dici Giuliano? Allora, vuol dire che se sono presente a questo vostro invito è evidente quello che è il rapporto affettivo che ho con voi. E poi non so se si parlerà dei vostri risultati di quest'anno, ma sono stati tali e tanti che mi faceva piacere proprio partecipare a questa festa. In gara un gran personaggio, perché sappiamo Tiberio cosa fa di lavoro, e quindi un personaggio che è sempre agli annali della cronaca, diciamo sportiva, perché è un personaggio. Però in questa sera sei nelle vesti soprattutto di amico, perché sei qua con noi a condividere una festa, la festa diciamo della vittoria della mille miglia, della ciliegina nostra, dobbiamo andare sulla mille miglia, però devo dire che aver qua te e Cristina è sicuramente un piacere. Come si fa a non fare complimenti a voi? Cioè, faccio un paragone ciclistico, quando correva Eddy Merckx, sì, lo chiamavano il cannibale, sì, perché lui partiva e se c'era un gran premio dopo 200 metri vinceva anche quello, e voi siete uguali. Ti ringrazio di avermi invitato, è una bellissima serata, però è ora di ritirarvi veramente, perché altrimenti la gente viene e deve sempre, non è il mio caso, però correre sempre per arrivare secondo, terzo. Giovanni Moceri, un amico che non abita proprio qui dietro l'angolo, un amico della Sicilia, che questa sera non è voluto mancare alla nostra festa, e devo dire che è un enorme piacere averlo qua. Giovanni,
cosa ne dici della serata? Andrea, io non posso fare altro che ringraziarti dell'invito, certo per occasioni varie, ma siamo riusciti a combinare questa serata magnifica, ci siamo molto avvicinati dopo l'esperienza da Targa Florio, è stata una bellissima festa che mi ha visto vincitore, almeno per una volta. È stata una grande cosa, però devo dire che l'amicizia in questo tipo di manifestazione è quello che vale di più e sono i trofei più belli che uno porta a casa. Lo zio Roberto Vesco, come piace chiamarlo a me, Roby, è stato un anno fantastico, tu hai i tuoi meriti perché sai preparare le macchine in un certo modo, io e Andrea ce la mettiamo del nostro, però sicuramente a monte c'è sempre l'impegno da parte tua nel farci avere, diciamo, le macchine in uno stato favoloso. No, mi è piaciuta la serata, sicuramente siete stati bravissimi a organizzare, siete stati veramente bravi. Vedo che sono tutti contenti, numerosissimi, e questa è una cosa, già essere in gruppo, essere avere un affiatamento così con tutti questi amici, mi fa molto piacere. Per quanto riguarda la stagione, vedo che l'annuncio che ha fatto Giuliano Canè come Rosberg, che vi ritirate dalle competizioni, mi fa piacere, così almeno non lavoro più dall'anno prossimo. Però no, spero che l'annuncio che ha fatto Giuliano non sia quello giusto, spero che continuate ancora anche quest'anno, anche l'anno prossimo, e spero anche con i risultati ancora migliori, spero ancora migliori. Marco Marani, uno dei moschettieri organizzatori del Gran Premio Nuvolari, diciamo che qualche il Gran Premio Nuvolari io e Andrea l'abbiamo vinto direi più di uno, che ha il merito veramente di aver portato insieme a Luca Bergamaschi una gara a livelli mondiali, soprattutto stasera qua in una veste di amico. Grazie ai due Andrea, io vi dico onestamente, siamo invitati a tantissime cene, questa non potevo mancare, veramente con cuore vi ringrazio perché è una cena fantastica, tipica, e siete veramente grandi. Io penso che come organizzatore, per tante difficoltà che riesco a inserire sul percorso, sulle prove e quant'altro, comunque voi mi battete sempre, per cui grande valore, avete vinto veramente le gare più importanti al mondo, direi che siete i campioni del mondo di questa specialità. Siamo con Sara Corcella, che stasera ha voluto essere alla nostra festa, PR di Eberhard Italia. Per te che cos'è il connubio degli orologi Eberhard nel mondo delle auto storiche? Per noi il mondo dell'auto storica è un settore di riferimento perché è molto in linea rispetto ai nostri valori. Siamo molto felici quest'anno di sponsorizzare la Winter Marathon per la prima volta. È una gara che all'interno del calendario completa quelle che sono le nostre gare stagionali, molto importante, e siamo molto felici di esserci. In particolare noi premieremo con tre nostri orologi il trofeo del laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio e porteremo anche delle belle sorprese che vi racconteremo poi un pochino più avanti. Daniele Bonetti, soprattutto un amico e anche un avversario nei campi di gara, però questa serata siamo in una veste particolare perché siamo per festeggiare praticamente la vittoria della Mille Miglia di me e Andrea, ma soprattutto quel connubio, quell'amicizia che c'è tra il nostro equipaggio e anche con il tuo e con Giovanni. Cosa ne dici della serata e soprattutto l'anno prossimo ci darete ancora il filo da torcere te e Giovanni? L'anno prossimo ne parleremo, vedremo in primavera che cosa succede. Quindi dovremmo impegnarci perché lo dicevo prima Giovanni. No, potresti ritirarti per esempio, fare una cosa fatta bene, potresti ritirarti, sei ritirato Rosberg. No, diciamo che finché sarà ancora permesso, diciamo, i riflessi, e visto l'età anche di Giuliano, che Giuliano è... Mi stai dicendo che per 40 anni ci sono più. 40 anni, sì, dai. Parte tutto, veramente grazie di essere qui stasera. Grazie a te della festa. Lucia Gagliani, la signora Canè, diciamo la signora della regolarità. Tu e Giuliano avete vinto tante Mille Miglia, e per noi, diciamo, chiamiamo neofiti della regolarità, siete degli esempi. Direi che stasera, quest'anno avete fatto un'annata, non solo la Mille Miglia, è stata quella che ha coronato tutti i successi che avete avuto quest'anno, credo che le abbiate vinte tutte. C'è stato degli anni anche Canè che ha fatto così, quindi complimenti, perché siete stati veramente bravissimi e siete talmente giovani che potete continuare, non ritirate. No, Venanzio in questa serata fa le veci del presidente Crescini, che ha dovuto abbandonarci perché per impegni.
c'è un pensierino per voi, per ringraziarvi veramente di come avete preparato la serata, perché siete stati veramente fenomenali. Tu, Ugo, Beppe, Egisto, cioè Franco, la Carla, avete preparato una serata veramente degna veramente di una vittoria di una mille miglia. Grazie veramente di cuore, questo è un pensiero che io e Andrea vogliamo donare alla sezione alpini di Marcheno per ringraziarvi. È la nostra fotografia che ci è stata scattata a Monza all'autodromo nelle ultime 5 prove della mille miglia di quest'anno. Grazie ancora a nome veramente di Vesco Guerini, perché stasera sarà sicuramente una serata da ricordare. Grazie veramente. Allora io a nome del gruppo Alpini Marcheno, da parte del capogruppo Crescini Mario, vi ringrazio e speriamo di farne ancora di queste serate, che sia andato tutto bene. Grazie a voi. Grazie a te Venanzio. Signore, mi sembra di conoscerlo, Vesco Andrea, soprattutto oltre che essere il mio pilota, un grandissimo amico. Cosa ne pensi di questa stagione? Dai, effettivamente sono sempre solite routine, è stata una grande stagione e tutto, però non lo so, qualche anno fa non ce la saremmo aspettata, penso, una stagione del genere, soprattutto un progresso negli anni così. Innanzitutto devo dire che mi sembra che tu stia rubando il posto a Tiglio, perché insomma te la cavi bene anche da intervistatore, quindi devo preoccuparmi che non avrò più il navigatore perché avrai un altro lavoro o... No. Cercheremo di, gli ho detto prima a Giuliano che cercheremo di, come si dice, di arrivare alle sue mille miglia, quindi è tutto uno stimolo questo. Lui ne ha vinte 10, noi ne abbiamo vinta una, ma sì, la distanza è ancora un po' troppo elevata. Però insomma, passo dopo passo adesso cercheremo di centrare i vari obiettivi, ne abbiamo già centrati tanti in questi anni, insomma. Ci piacerebbe, immagino, essere anche i primi bresciani che ne vincono due consecutive, insomma nessuno ci è mai riuscito, cercheremo di farlo nonostante gli avversari siano sempre agguerriti con macchine anche competitive soprattutto. Concordo pieno con te e prendo l'occasione davanti al pubblico per ringraziarti veramente di questi anni e che sia davvero di buon auspicio per gli anni prossimi, che ce ne siano altrettanti. Quindi vuol dire che ne sentiremo parlare tanto di Vesco Guerini, quindi grazie ancora di tutto e grazie a te. Come diciamo noi, in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie ancora.